speriamo di non prenderci la polmonite. Di qualcosa dobbiamo morire, no? Ma come sta la mascherina? Sei bellissima. Oh, ce l'avete fatta finalmente? Pensavamo non venisse più. È lui che non si voleva staccare dalla TV. Non fa che blaterare di questo virus cinese. Si è convinto che il mondo stia per scomparire. Sta morendo un sacco di gente. Sei il solito melodrammatico tu, eh? È un virus che gira fra i mercati della gente povera. Nulla che possa preoccupare noi, dai. Guarda, quando fai così la snob sei insopportabile. Affoghiamo nell'alcol. Come state, amici miei? Ciao. La coppia più bella di Roma. Milano, grazie. Ma ancora non vi siete stancati a fare su e giù? Dopotutto sono la coppia pendolino. Antica, i pendolini non esistono più da un decennio. Piuttosto, quando vi decidete a vivere insieme? Non darle ascolto, La convivenza è la tomba dell'amore, no? Guardate, fosse per me avrei già ordinato le bomboniere, ma qui per il dottor Edoardo vengono prima i suoi pazienti. Beh, andiamo a duplicarci? Dai, andiamo! Buonasera. Buonasera. Prego. Pregarsi con queste mascherine è stata davvero un'impresa. Grazie Samir per stasera, è tutto a posto. Buonanotte, Master. Dottore. Un ultimo drink? Va bene. Però non sei male, eh? Ma smettila. A cosa brindiamo? Alle maschere veneziane. Se non altro ci fanno protetto dal contagio stasera. Andrà tutto bene, amore. Vietato entrare e uscire da 10 comuni del Lodigiano e da Po e Ugani. Dai pure a me. Altro epicentro in provincia di Padova. Chiuse per una settimana. Samir, lascia la porta aperta. Sì, maestro. In 7 regioni. Comunque, amore. Il messaggio non poteva essere più chiaro. Occorre reclutare medici per dare manforte e pronto soccorso allo stremo e farlo in fretta. Che siano di famiglia, guardie mediche, in servizio presso altri reparti o in pensione, poco importa. Amore, mi hanno chiamato dall'ospedale. All'emergenza, il presidente della regione. Devo tornare a Milano. Con la quale, con effetto non posso rischiare di rimanere rinchiuso qui. Salvo proroghe, chiede ai direttori generali delle ASL e ospedali di adottare provvedimenti urgenti per potenziare le strutture attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei dirigenti medici in servizio presso altre unità operative degli ospedali. Ti chiamo appena arrivo. Thank you.
crescere la curva epidemica in Italia. Sono 5.901 i casi nelle ultime 24 ore. Ieri erano 4.619. Grazie, Samir. Prego. Amore, come va? Di corsa. Qui in ospedale è un delirio. E tu? Tutto bene. Mi manchi. Passerà presto, vedrai. Adesso devo proprio scappare. Va bene, va bene. Ciao, amore, un bacio. Mamma, ma ti rendi conto di che cosa stai dicendo? Secondo tuo padre è tutta una montatura. Dovete rimanere a casa! C'è qualche problema? Parli con me? Devo fare immediatamente i bagagli. Cosa? La devo lasciare, la mia famiglia ha bisogno di me. Samir, non puoi farmi questo! Per favore! Che succede? Niente, Samir se ne va. Vabbè, mamma, faccio finta di aver sentito. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Samir! Samir! Cristo santo, fai subito il test. Già fatto, amore. Sono positivo. Ma tranquillo, dovrò solo restare a casa per un paio di settimane. Ok, ma tu come stai? Non preoccuparti. Ok. Ora vado, mi riposo un po'. Ok, ciao amore. Un bacio. Ciao. Signora. Andrea, tesoro, Edoardo è peggiorato, è in terapia intensiva. Come terapia intensiva? Non è possibile. Dobbiamo pregare perché guarisca. Grazie per avermi avvisato. Edo. Il dottor Rinaldi è in terapia intensiva, non può parlare. Sono un'infermiera. Lei chi è? Suo amico, ma Edoardo come sta? È grave? Facciamo il possibile. La devo lasciare.
ragazzi, dopo l'ultima volta, a vostro rischio e pericolo. Dai ragazzi, basta scemenze. Brindiamo a questo felice Natale insieme, dai. Vai, vai. Auguri. Auguri. Auguri a tutti. Niente male. Buono. Siete bellissimi. Un applauso, un applauso. Pronto? Sono mio. Edoardo non ce l'ha fatta. Mio dolce Andrea, vita mia, è notte fonda ormai. E sento forte il bisogno di scriverti queste poche righe, perché non mi sento affatto bene.